Allora, pronta? Vai. Motore partito, azione. Buongiorno e benvenuti nella mia cucina. Oggi vi mostrerò come fare un piatto tipico della cucina salentina, lasagne incannulate. Ingredienti semplicissimi: semola di grano duro rimacinato e acqua. Gli strumenti che vi dovete procurare sono un tagliere di legno, una coppa, della pellicola per alimenti, un mattarello, uno strumento per tagliare la pasta, io preferisco un tagliapizza, e uno strofinaccio di cotone. Per le dosi, un cucicchio di farina, ovvero una manciata di farina per persona. Io ho intenzione di cucinare per due persone, quindi uno e due. Per le dosi ufficiali considerate più o meno 100 g di farina a persona e per ogni 100 g di farina un 50 ml di acqua, 50 g sarebbe. Cominciamo ad impastare, quindi io metterò l'acqua al centro, la metterò molto lentamente perché l'impasto non deve essere troppo liquido. Sempre meglio meno acqua che troppo umida. Ok. E lavoro bene l'impasto. Dovete ottenere un impasto liscio, non elastico, e bello sodo. Quindi adesso vi farò vedere la pallina finale. Ok, finito di impastare, l'impasto deve risultare così: sodo, bello liscio e compatto. Adesso prendiamo la nostra pellicola. Prendiamo la pellicola e avvolgiamo il nostro impasto. Il nostro impasto deve riposare all'incirca una trentina di minuti. Trascorsi 30 minuti, cominciamo a stendere l'impasto e a dare la forma alle nostre taglie. Cominciamo a stendere col mattarello, quindi dobbiamo arrivare ad avere uno spessore all'incirca di un paio di millimetri, e quindi cercare di ottenere uno spessore omogeneo. Che poi ovviamente in fase di cottura devono avere lo stesso spessore, altrimenti le lasagne poi cuoceranno in tempi differenti. Quindi siamo arrivati al nostro spessore, cominciamo a tagliare il nostro impasto, quindi con il tagliapizza nel mio caso facciamo le strisce di circa un centimetro. Adesso cominciamo a dare la forma tipica delle lasagne. Posizioniamo lo strofinaccio, vi faccio vedere come fare perché in questo modo è molto più semplice, perché lo strofinaccio crea un attrito e quindi anche se si è alle prime armi diventa più semplice. Quindi con una mano prendere un'estremità della lasagna, però leggermente, non bisogna allungare, bisogna soltanto accompagnare. Con l'altra mano fate un'orecchietta, quindi piegate
una parte di lasagna, con la mano strisciate leggermente senza premere, quindi semplicemente accompagnate l'impasto fino ad ottenere la forma tipica della lasagna. Quindi pieghiamo e tac, la prima lasagna. Ve lo faccio rivedere. Prendiamo da una parte così, dall'altra facciamo l'orecchietta, strisciamo con la mano. Eccola qua, la mia lasagna. La vedete che bella? Ecco a voi le mie lasagne per due persone. Io le preparo il giorno prima per il giorno dopo, perché le faccio seccare, ci metterò sopra uno strofinaccio e le lascerò tutta la notte così a seccare. E domani preparerò un sugo, una salsa di pomodoro e ci grattugerò sopra del cacio di cotta. Buon appetito!